classe cristiana, qualunque cosa io dirò non avrà la forza dei vostri sguardi, qualunque cosa io dirò oggi non avrà la forza dell'aria che stiamo respirando. È un'aria pulita, mi verrebbe da dire un'aria nuova, ma anche un'aria antica, perché ho rivisto non soltanto alcuni amici con cui abbiamo lavorato in questi anni, ma anche e soprattutto alcuni amici che colpevolmente non vediamo da 10-15 anni, perché sono stati espulsi di fatto, e in certi casi di diritto, da un sistema politico che si è sempre più allontanato, se guardiamo verso l'alto, dall'idea corretta di politica, e se guardiamo verso il basso, nei confronti della società che la buona politica deve esprimere. Io credo che il Presidente Fini abbia formulato un'offerta politica che va incontro a un bisogno latente. Questo bisogno c'è e a Milano ne sentiamo particolarmente bisogno. Io credo anche che alcuni non si sono accorti che il futuro è oggi. Il futuro è già oggi, il futuro è già arrivato. Il futuro è stato anticipato dal Presidente Fini. Vi invito a rileggere il suo intervento al congresso fondativo del PDL, non soltanto per dare una risposta alla sterile domanda chi ha tradito. Leggete quel programma e vedrete chi ha tradito quelle parole. Il futuro è oggi, non lo dico solo io, lo sento e ve ne sono anche alcune prove. A questo proposito vorrei salutare i numerosissimi casi isolati, ripeto, è una contraddizione in termini, ma riguarda chi ha detto questa frase, i numerosi casi isolati, no, ma sono numerosi, evidentemente non sono più tanti casi isolati, ne saranno anche altri più avanti. Chiudo con una brevissima riflessione. Io oggi non dovevo essere qui, non ero in scaletta per ovvie ragioni, lo sono stato perché evidentemente ci sono state delle forze ancora più grandi rispetto alla mia volontà. Sono felice di essere qui, sinceramente non me ne stupisco. Rileggendo la rassegna stampa degli ultimi 3 mesi, ho visto che alcuni avevano scritto di un mio avvicinamento a Futura Libertà ancora prima che io magari prendessi in considerazione questi segno che erano le posizioni politiche che mi portavano a essere vicino alle cose che abbiamo ascoltato e che ascolteremo a lungo.